Conferenza stampa con due temi questa volta, uno ovviamente la antivigilia della trasferta della Virtus Verona al Romeo Menti in casa del Vicenza e naturalmente la presentazione ufficiale di Marco Amadio che torna in rossoblù dopo qualche mese al Renate. A voi la parola. Beh, direi che nonostante la partita sia una partita piuttosto importante, il mercato arriva un pochettino prima stavolta. Quindi io non so, questo lo chiedo a Marco, se cominciamo dal ritorno o se cominciamo dalla rivedersi di quest'estate. Quindi quali sono stati i momenti, come hai vissuto anche i momenti dell'andata e del ritorno? Sì, diciamo che comunque in questi mesi sì, ho fatto le mie partite. L'ultimo mese per me è stato abbastanza complicato, comunque ho avuto un problema muscolare, poi per alcune vicende che sono capitate non ho più potuto giocare, però comunque adesso sono molto contento di essere tornato qui alla Virtus. È molto banale chiederlo, ma quanto casa è Virtus per te? Molto, significa veramente tanto per me. Ho passato qua 3 anni bellissimi e comunque sia con qualche infortunio muscolare non ho potuto sempre dimostrare tutte le mie capacità. Comunque adesso spero di star bene in questi mesi e di poter aiutare la squadra. Che differenze hai trovato rispetto a, se ce ne sono, rispetto a No, quest'estate? differenze non ce ne sono, diciamo che è sempre un clima molto familiare, siamo tutti contenti, c'è un bel clima, in spogliatoio, ho ritrovato sempre la solita Virtus e di questo sono veramente contento, mi mancava, ecco. Anche Gigi come prima o ricordo peggiorato, un po' Anche, invecchiato. no, Gigi, come prima, sempre. Infatti ci tenevo anche a ringraziarlo molto per avermi dato di nuovo questa opportunità, a lui e tutta la società, ecco. Chiedo a te a questo punto come si è svolta la trattativa, mi pare sia stata molto breve e se fai un piccolo punto sul mercato, visto che insomma, la Sì. No, situazione è fluida. diciamo allora, perché magari che Marco lui era andato via perché e ci sta, perché, insomma, lui aveva anche un po' voglia di provare qualcosa di nuovo, così diciamo, no? Poi magari era stato un po' provato anche da qualche infortunio, magari uno dice cambio aria, chissà che non si giri un po' anche, giusto, no? Anche la situazione in generale. Lui secondo me è uno dei giocatori più forti del campionato in assoluto, cioè come Dotti lui è un giocatore veramente molto molto forte e perciò noi siamo contenti che abbia accettato di tornare da noi e appunto che sia un ottimo ragazzo, anche perché il suo arrivo secondo me è servito molto per il morale. È un po' provato dei ragazzi perché ti va via Faedo comunque che aveva legato tanto con tutti, giocatore forte così. Poi si fa male Matteo, poi per farla finita si rifà male Andrea Nannini. Chiaro che il gruppo un po' sono stati dei colpi, capito? Insomma, l'arrivo di un ottimo ragazzo, di un giocatore forte come lui, insomma, ha contribuito a tenere un po' alto il morale, diciamo, ecco, questo qua, perciò. Ecco, lui ci darà sicuramente una grossa mano così. Per il mercato stiamo valutando di prendere una punta un po' tipo Matteo Casarotto, cioè uno che salta l'uomo veloce così eccetera, perché abbiamo tante punte, un po' tutte punte, prime punte di posizione diciamo, no? E da Mirsetter a Zigoni, a Menato, a Guanito, sono tutte punte un po' diverse, però comunque di riferimento, diciamo, sono dei centravanti, no? Così. Ecco, stiamo vedendo. Poi vediamo magari di prendere anche un difensore. L'idea è di prenderlo giovane, visto che ci ha sempre portato fortuna avere quelli giovani, un difensore, insomma, per sostituire Carlo. Campo, Vicenza ovviamente non è una trasferta banale, anche se Vicenza ha vissuto una stagione piuttosto complicata. Ma queste sono le partite peggiori, quando affronti una squadra forte che sta facendo meno delle aspettative, perché da un lato hanno una voglia di rivalsa, no? Perché è chiaro che non sono contenti loro, però le doti ci sono, no? L'ideale sarebbe affrontare una squadra alta in classifica che è lì un po' per sbaglio, no? Vicenza è il contrario, invece è una squadra comunque che se magari non hanno indovinato la chimica giusta per vincere il campionato,
comunque una squadra che minimo nei primi tre posti potrebbe arrivarci come organico così. Adesso è arrivato anche un ottimo allenatore, che amico Stefano Vecchi, e che sicuramente farà bene, sicuramente senza nulla togliere da quello che c'era prima, però adesso io parlo del presente, c'è lui che è molto bravo, insomma. È una domanda sulle indisponibilità, perché allora Nalini capisco che non ci sarà, no. Daffara e Zarpellon? Ma allora Zarpellon direi di sì, Daffara credo anche, ecco, diciamo che sono già abbastanza le assenze di Nalini e di Casarotto, ecco, il resto conterei di avere un po' tutta la rosa e avere anche a disposizione Marco, insomma. Possiamo aspettarcelo al primo minuto? Ma diciamo che non è escluso, secondo me, perché è chiaro che la prassi direbbe che la prima partita uno viene in panchina, ma rientra così, però il tipo di assenza che abbiamo, unite le sue doti, capito? Poi lui comunque è uno che viene, che ha sempre giocato in una squadra competitiva, non è uno che viene magari che non giocava mai o che così, perciò ha fatto la preparazione, non è uno che è stato fermo, perciò io lo considero come considero i nostri, insomma. Quanto pensi che ci sia di rischio in questo piccolo terremoto concentrato in pochi giorni? O quanto pensi che, diciamo, che il gruppo sia capace di assorbire le contraccolpi? In psicologia si dice sempre che quando un gruppo si modifica di una persona, tutto il gruppo si riassesta. Qua si modifica intanto con un'entrata e tre uscite. Magari qualche altra entrata, sicuramente il gruppo dovrà un po' riassestarti. Però ho dei ragazzi veramente splendidi e so che non ci saranno problemi, insomma, parliamo degli ammortizzatori sociali, che anche i più vecchi, che sanno come fare per, insomma, così. Poi ripeto, Marco è uno dei nostri, non c'è problema di no. E diceva Mimmo Danti, che aveva parlato con Marco, e mi ha spoilerato, che Marco gli ha detto, ma mi sembra che siamo andato via praticamente, cioè si è trovato lì subito, no? E così, perciò, insomma, ecco, è chiaro che più che a livello del gruppo così, magari è a livello tecnico, le due assenze come Nalini e Casarotto, oltre che Faedo, così, sono tre assenze comunque importanti, diciamo, insomma, ecco. Gigi, tornando su Casarotto, c'è l'idea quindi di riaverlo verso aprile, si diceva l'ultima parte. Allora, ottimisticamente 2 mesi, pessimisticamente 2,5-3. Se la giochiamo lì, perciò lui o rientra l'ultimo mese o l'ultimo paio di partite, insomma, diciamo. Ok. E come lo vedi per sostituirlo? Cioè, è una cosa fattibile? Si perde, una squadra che secondo me perde tanto, ovviamente, davanti. Ma guarda, per me lui era l'attaccante più pericoloso del campionato in assoluto, perciò non è facile sostituirlo. Però abbiamo delle idee, stiamo un po' valutando. Beh, insomma. Qualcuno dicevi che sì, sì. Senti, entrando invece su Vicenza, nel dettaglio, che cosa ti preoccupa di più? Ma mi preoccupa la loro tecnica, perché sono una squadra tecnica, poi insomma, anche sulle palle native, così anche lì, capito, sono una squadra che calcia bene, soprattutto quello, diciamo, è una squadra che ha colpi a giocatori così, ripeto. Penso che con Stefano, l'allenatore, Vecchi, ulteriormente possono magari assestarsi in un certo modo. È sicuramente una squadra pericolosa, poi stadio prestigioso, pubblico, tifo. Li hai visti più ordinati con l'allenatore? Ma io non è che li vedevo disordinati neanche prima, sinceramente, ripeto. E il nuovo allenatore porterà sicuramente novità, porterà del suo. E loro sono una squadra magari che è molto tecnica, però non è una squadra magari di grandissimo movimento come caratteristica, no? Giocatori forti, bravi, però magari è una squadra di ragionatori, una squadra di palleggio, una squadra così, magari non una squadra super aggressiva, ecco. Okay. E Marco, invece volevo chiederti, rimpiangi un po' di essere andato via, quindi in sostanza, e cosa ti aspetti per questi mesi, diciamo? No, rimpiangere no, nel senso che io, come ha detto Gigi, sì, volevo provare anche un'esperienza diversa, che come sappiamo tutti non è andata a buon fine, e da questi mesi comunque
spero di star bene, che nessun guaio, nessun infortunio muscolare mi freni e comunque sono qui per dire la mia, per aiutare la squadra, per far bene, per emergere. Ecco. Obiettivi tuoi personali ti sei dato? Obiettivi personali intanto di star bene fisicamente e di comunque di aiutare la squadra e mettermi a disposizione in tutte le partite e di fare il mio meglio, ecco. Grazie. Chi è che ti ha dato il bentornato più affettuoso o le parole che ti hanno fatto più effetto in questi giorni? Ma da tutte alla fine. Ho sentito prima che venissi qua Leonardo Zarpellon mi ha detto che comunque erano tutti contenti che venissi, quindi questo mi ha dato ancora una spinta in più per tornare. Alla fine sì, bene o male i ragazzi sono rimasti quelli rispetto all'anno scorso, quindi ho un bellissimo rapporto con tutti, ecco. Sì, fa conto che parliamo di un ragazzo che io in 3 anni che è stato qua non ho ricordi che si sia beccato una volta con qualcheduno, vero? Cioè lui è uno che veramente va d'accordo con tutti, che insomma ha un bel carattere, ecco. E neanche non ho ricordi di avermi beccato io con lui, perciò insomma magari qualche volta l'ho un po' stimolato, magari quello sì, ecco. Perché da un giocatore come lui così forte, lui è talmente forte che c'è sempre da pretendere di più, perché lui avrebbe talmente tante doti, capito? È così, insomma. Mi ha segnato il gol più bello dell'anno scorso. Però. Esatto. Almeno, esatto. Secondo me, importante. Bello, il più bello e il più importante, secondo me, dell'anno è stato. Grazie mille.